Mira Ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. E speriamo che non vogliano ucciderci di nuovo Anacaona per almeno qualche minuto. Speriamo. Allora, dobbiamo accamparci, vero? Come siamo messi? Vogliamo fare un po' di medicina perché non ne abbiamo tantissime. Abbiamo della carne da conservare addirittura. Ok, non così tanta, soltanto due. Quindi direi che possiamo fare che dare ad Alvarado e a Lopez una doppia razione. Vada, tanto ne abbiamo. Ah, ok, trovano un sacco di carne. Benissimo. 25, ok. Quante medicine abbiamo adesso? 109, va bene così. Non penso che ne avremo bisogno di altra. A breve. Ah, qua c'è un tesoro e ce lo prendiamo molto volentieri. 253, qua mi sa che finisce il tutto. Direi di sì. Direi che non c'è altro in questa direzione. Proviamo a guardare rapidamente. Attraverso l'aria umida un urlo si leva dal lato sinistro della tua forza. Per fermare tutti subito indaghi la causa del problema. Antonio Velasquez, già che scende sul carro. Ah, c'è qualcuno. Ok. È morso da un ragno, sì, ci è già capitato più volte questo evento. Qua c'è questa stradina qua che porta su però probabilmente, quindi vabbè, niente. Nulla di nuovo, ci fosse stato un cairn probabilmente l'avremmo visto. Allora, un'unità di carne la assegniamo tutti. E ce ne avanzano 12 addirittura. Però c'è lui che deve essere curato. E allora tu conserva, però voi due mi metterei a cacciare visto che non siamo messi benissimo. E sì, diamo la doppia razione a Alvarado e Lopez, così non sprechiamo nulla. Ok, è migliorato più in fretta del previsto. Buono così. Questo non mi interessa, però continua ad aprirsi sempre quel tutorial. No, qua c'è una cassa, la prendiamo la cassa. Ma qua è tutto bloccato, non si può scendere giù di qua, no? Qua c'è un altro sepolcro, dobbiamo andare per forza qua in giù. Visto che tutta questa parte qua l'abbiamo vista, non c'è più altro da scoprire. Allora, vediamo un po', lui si è ripreso alla grande. Lui gli facciamo fare un po' di erbe visto che le ha consumate. Allora, facciamo un'unità di carne a tutti visto che non ne abbiamo più così tante. Allora, tu vai a cacciare mentre voi due, tu sviluppo, inventa il ferro e tu vai a pattugliare, dovrebbe andarci bene. Sì, abbiamo trovato un appaggio vita, ma abbiamo perso 12 di medicina. Quanto siamo? 96, vabbè. Meglio l'equipaggiamento che non la medicina. Allora, Iruenez, mannaggia Ruiz, guarda che persona terribile proprio. Allora, peggio Ruiz che io abbia mai conosciuto. Ok, scendiamo giù di qua, ma non penso che troveremo nulla se non il fatto che sia bloccato a sinistra. Siamo alla fine della mappa. Però invece poi magari no, troviamo qualche cairn in giro, ok. Qui c'è qua delle mini montagne. Però no, nulla di che. Allora, come siamo messi come cibo? Non abbiamo cibo per tutti, no. Allora, tu di erboristeria, medicina l'abbiamo raccolta. Ah no, perché ce l'hanno rubata, vero? Restiamo così allora. 9 di carne, vabbè dai, non è il top, ma non c'è neanche
lamentare, sì. Prendiamo cassa e le erbe. Ok, molte erbe, scendiamo in giù. Ecco un cairn. Ottimo. Ok, pianura aggiornato, quindi a che punto siamo? 7 su 10, buono. E ne serviamo di più di qua? No, però probabilmente questi. No, questi saranno dei sentieri, più che delle pianure. Mi sa che conviene tornare allora in quella direzione, verso la città, e scendere in giù seguendo la strada. Uno di olio. Ok. Ma quasi quasi, visto che abbiamo dell'olio, farei fare delle lanterne al nostro sviluppatore qua. Le lanterne chiedono una vagonata di olio. Ma teniamocelo da parte se per caso dovesse servire a qualcosa, perché due lanterne ce l'abbiamo comunque, per cui non è male. Le razioni, abbiamo poche razioni comunque, vabbè. Uno di equipaggiamento, grandioso, 9 di carne. 9 di carne ci può stare. Oh, i rovine sei piena di equipaggiamento. Quindi qui chi equipaggiamo? Equipaggiamo Alvarado, dai. Allora, la mappa si evince qualcosa di nuovo? No. E andiamo qua. 2 di olio, ottimo. Riusciamo ad arrivare qua? Sì. Questo giro magari una lanterna ce la facciamo, visto che abbiamo 2 di olio. Allora non si vede nulla di nuovo. Diciamo che vagare in questa direzione. Un cairn. Chi sono questi? C'hanno con noi? Mi sa di sì. Sì. In una valle lussureggiante tra due alte montagne incroci la via di un gruppo di cacciatori teutonachi. Sono otto, prevalentemente tiratori, ma c'è anche qualche guerriero e l'inconfondibile profilo pieno di piume di uno sciamano. Si fermano appena vi vedono, osservano il tuo gruppo da lontano in attesa di una vostra mossa. Alberto Echeverria estrae l'arma. Sono solo selvaggi e sono sulla nostra strada. Io dico superarli con le armi sguainate e se provano a fare qualcosa sarà nostro diritto difenderci. Federico Quintero si muove nervosamente sui piedi. Non sembrano troppo pericolosi in uno scontro diretto, ma se ci colgono di sorpresa alle spalle potrebbero fare danni. Meglio ucciderli prima che uccidano noi. Antonio Velasquez porta le braccia piegate al petto. Se ci avviciniamo con le armi sguainate li provocheremo ad attaccarci. Provo di diplomazia. I tuoi uomini ti seguono con cautela oltre i cacciatori teutonachi. Fai attenzione a non far assumere ai tuoi uomini alcuna posizione che possa ricordare una formazione di combattimento. I guerrieri vi guardano nervosamente ma non aggressivamente. I membri della spedizione tirano un sospiro di sollievo solo quando i cacciatori sono ormai molto lontani dietro di voi. Ok. Ancora. Incontri ancora una volta i cacciatori teutonachi che in passato avete evitato. Ora che sanno che arrivi in pace, non dovrebbe essere un problema passare oltre senza scontri, se questo è ciò che desideri. Ok. Questo è un altro sepolcro. È pieno di sepolcri qua in giro. Allora. Continuo a controllare la mappa più che altro per vedere i cairn in che direzione sono, se appaiono. Allora, no, vediamo un attimo se. Di medicina direi che siamo a posto. Quindi tu vai a cacciare più che altro. Razioni, abbiamo carne per tutti, manco per. Nulla. Ma tanto tra poco quello dovrebbe finire di sviluppare il ferro, quindi magari possiamo metterlo a cacciare anche lui. Oppure. No. Perché pattugliare fa schifo, per cui non metterevo a cacciare per forza. Tre torce! Wow!
Wow, tre torce! È molto buono, non ne avevamo neanche. Ah, qua c'è un maialino. Devo prendere il maialino che così magari ci facciamo qualche scorta per il futuro. Ah, qua c'è un fiumiciattolo. Ok, buono sapersi. Anche qua non è neanche segnato sulla mappa. Mi sa che qua a nord abbiamo visto tutto, ci sarà tutta una zona sud probabilmente da esplorare. Ok, ma già che siamo qua, apriamo i forzieri che non si sa mai. Un sacco di legname che non so neanche cosa ce ne facciamo a questo punto di tutto questo legname. Ma andiamo qua. Ah no, dobbiamo accamparci proprio appena prima. Vabbè. Allora, razione, adesso possiamo mangiare tutti carne fresca, per fortuna, ce ne avanzano ancora 12. Allora, tu fai che conservare e diamo due razioni in più con i tizi che... Questo è ancora triste, perché sarà un razzista incredibile. Anche Paoli che ha un morale abbastanza basso. Bene. 10 razze di cibo di metallo, 9 di carne, buono. Il metallo male non fa, vediamo un po' che cosa ci offrono. Allora, tesori ne hanno parecchi. Quanti tesori ci danno per medicina? 100 ogni 7 di medicina. Potrei effettivamente prendere un po' di tesoro, dobbiamo arrivare a 6.000. Ah, quindi vendiamo queste 21 medicine. Tanto abbiamo un sacco di erbe, possiamo farne altre. Non vorrei vendere delle razioni, quante me ne chiede? 14 razioni. No, direi di no. Proviamoci così, abbiamo bisogno di un sacco di tesoro in questo momento. Allora, vediamo un attimo dove dobbiamo andare. Da qua a sud dovrebbe esserci un altro cairn. Che però ancora non si vede. Ah, ok, eccolo qua. Sarà delle pianure questo? Sì. Buono, quindi vuol dire che siamo messi a buon punto con le pianure. Ma, ok, questa è la città di prima. Perché continuo ad aprire questo? Volevo aprire questo. 9 di 10 cairn delle pianure, quindi ne manca solo più uno. Chissà se è quello qua sopra. Ma no, quello è dei sentieri, quasi sicuro. Però andiamo a prenderlo. Allora, tu qua in cima torna a fare erboristeria. Visto che di erbe ne abbiamo. Razioni, una di carne per tutti perché abbiamo poche provviste. Tu vai a cacciare. L'altro gli mancano ancora una ventina di giorni, vero? No, 12, ok. Cavolo, abbiamo perso 13 di medicina. E abbiamo preso un po' di carne, se non altro. Ok. Il cairn è in questa direzione lungo la strada, praticamente. Sì, avanziamo ancora un po' in qua, allora. Attenti a non finire i turni sulla strada perché... Ah, è proprio... Il problema non eravamo mai passati di qua. Si vede di no. Allora, scendiamo giù di qua. Vedere un po' se in questa zona c'è qualcosa che ci stiamo perdendo. Tipo un cinghialino. Non ci arriviamo, ok, ma... Domani ci arriveremo. Allora, due. Cosa facciamo? Facciamo conservare a lui che ha 4. Dai, anche tanto anche se facciamo. Se tardiamo di un giorno il metallo non è un problema. Allora, abbiamo trasformato due razioni. Abbiamo trovato 6 razioni e abbiamo fatto 9 di carne. Ottimo.
Iniziamo a essere messi benino, diciamo. Ah no, questo è un sepolcro. Ma tra l'altro questo è cristiano. È uno dei nostri. Però sono dei tizi nostri che sono sepolti allora. No, gli altri sono chiamati sepolcri, questo è chiamato croce di legno. Andiamo a vedere cosa dice. Tutti uomini, avanzate lentamente lungo uno stretto sentiero sul versante della montagna, quando voltando l'angolo vi trovate davanti a uno splendido panorama. Nuvole tinte di rosa colorano il cielo e riflettono la luce del sole sul lussureggiante paesaggio sotto di voi. La sagoma nodosa di un albero antichissimo si staglia sulla cima di un affioramento roccioso. Sotto la sua chioma è visibile una solitaria croce di legno. Esaminiamo la croce. Sul lato della croce che dà alle spalle alla rupe è inciso soltanto un fiore stilizzato. Il lato opposto, finemente intagliato, riporta la seguente iscrizione: Dolce fiore di montagna, giustizia sarà fatta. Davanti alla croce, sistemato in modo che abbia di fronte all'orizzonte, vi è uno splendido elmo da conquistador con fine cesellature in oro. Riconosci l'elmo non appena lo hai tra le mani, apparteneva al conquistador Felipe Gutiérrez, partito 3 anni prima di te per una spedizione da cui nessuno fece mai ritorno. Sotto l'elmo vi è un borsellino femminile, pieno di rimedi ed erbe medicinali. Vi è ricamato il nome Ines. Carlos Zarraga si avvicina, quell'elmo sembra prezioso, così per dire. Da dietro le sue spalle Rafael Lopez alza le mani in segno di monito. Questo luogo commemora un caduto al servizio della corona spagnola. Prendere l'elmo equivale a violare la tomba di un cristiano. Isabella Iruenes alza la mano. Capitano, se mi permettete, a prescindere dalle intenzioni di Gutiérrez, i morti non hanno bisogno di un'armatura, ma i vivi sì. Realizzare questo elmo ha richiesto molta cura. Un giorno potrebbe salvare la vita a uno di noi. Prendo solo i medicinali. L'elmo lo lascio. Non sia mai che poi qualcuno mi vede con quell'elmo indosso. Può esserci ancora qualcuno degli spagnoli in giro, non si sa mai. Aspetta, devo andare in là? Boh, no. Sì. Proviamo a vedere se posso girare Tenochtitlan. Ok, carne, buono. Ok, dobbiamo accamparci qua. Mi sa che là sotto c'è un laghetto. Allora, abbiamo da conservare. Sì, abbiamo un sacco da conservare qua. Allora, tu no, tu vai a sviluppare questo. Mentre invece il signor 10 qua. Qua di medicina dovremmo essere a posto. Quindi tu mettiti caccia. Controlliamo se è a posto. Sì, 107, va bene. Conserva. Conserva. C'è un 5 che caccia. 9. Mettiamo lui. Di nuovo conservare. Facciamo un'unità di carne a tutti. Ok. E a Zarraga gliela diamo doppia. Guarda come ha messo male lui. Entusiasta solo 5. Eh? Anche lui ha solo 5. Le ha 4. Come cavolo è precipitato il morale? Ma tantissimo, Echeverria, solo. Mannaggia. Un'unità di equipaggiamento, ottimo. Però sono tutti tristi, messi male, oh. Eccolo. Ora rinfreschiamoci poi. La mappa cosa ci dice? Niente di queste zone. Ah, c'è un tesoro qua sotto. Quel cinghialino non mi conviene prenderlo adesso perché sennò poi siamo troppo pieni di carne. E non riusciamo a conservarla. Però torniamo nelle vicinanze, ecco, campioneci qua così lo prendiamo domani. Allora, un'unità di carne a tutti, ok, e
Ce ne sono solo più 5 da conservare, quindi vabbè, tu caccia. Tu puoi conservare e diamo a Eceveria 2 unità di carne. Dai. Abbiamo perso 4 unità di olio, mannaggia. Ma c'è qualcosa qua? Insediamento abbandonato. Camminando lungo il fiume ti imbatti in un piccolo villaggio azteco. Mentre ti avvicini con cautela noti che le capanne sono state bruciate e che non vi è anima viva. Probabilmente l'hanno fatto gli altri. Entrando nel villaggio noti che sul lato opposto del fiume è stata eretta frettolosamente una palizzata. Tra le fortificazioni sono sparse tende abbattute evidentemente appartenenti all'esercito spagnolo, insieme ad armi ed equipaggiamenti danneggiati. In alcune capanne sono ancora visibili recipienti di cibi conservati. Apparentemente l'insediamento è fiancheggiato su ambo i lati da luoghi di sepoltura. Alejandro Pintado ha un fremito. Ho una brutta sensazione, capitano. Metto degli uomini di guardia. Metterei il tizio tosto. C'è qualcuno di tosto. Mettiamo a Ruiz che è ben equipaggiato e se muore non è un problema. Ordina Enrique e Ruiz di stare a guardia del villaggio abbandonato e di dare l'allarme in caso notasse qualcuno di sospetto. Sì, capitano, terrò gli occhi aperti. Ho per l'ostra le capanne. Allora. Più o meno controllano sistematicamente i recipienti all'interno delle capanne e aggiungono alle vostre scorte qualsiasi provvista sufficientemente ben conservata. La maggior parte del cibo è andata male da mesi, ma una piccola parte è ancora tutto sommato commestibile. Nella capanna più grande, priva di cibo, trovi un interessante pezzo di carta che deve essere caduto a qualcuno durante lo scontro. Si tratta di un biglietto attentamente ripiegato con un messaggio in spagnolo che dice: sto adeguando i nostri piani, se non riusciremo a riunirci dopo aver assicurato il traditore alla giustizia, seguite il fiume verso sud-ovest, fino alla vecchia porta, e aspettate vicino al nostro deposito, noi faremo lo stesso. Se i nativi saranno inquieti, le scorte ci permetteranno di sopravvivere per qualche giorno, finché non sarà sicuro tornare alle navi. Biglietto firmato con il sigillo di Felipe Gutierrez. Se non riusciamo a riunirci. Ok. Le palizzate sono visibilmente deteriorate, anche se nessuno se ne è preso cura per almeno un anno. È evidente che la loro realizzazione lasciava molto a desiderare. Sembrano di fattura spagnola e non somigliano affatto alla costruzione azteca che hai visto. Noti che sul lato opposto rispetto al villaggio sono presenti dei fori di proiettile. Gli aggressori dovevano essere spagnoli o quantomeno equipaggiati con armi europee. Entrambi i cimiteri sono così vicini al villaggio che presumi che chiunque li abbia creati sapesse che nessuno vi avrebbe più vissuto. In uno dei due cimiteri ci sono tre file irregolari di rudimentali croci in legno, con appesi cappelli spagnoli e altri ricordi. Nell'altro le croci sono molto più numerose e prive di ornamenti. Entrambi i luoghi di sepoltura, però, sono stati evidentemente creati da cristiani. Quando è quasi finito, Enrique ti raggiunge di corsa nell'insediamento abbandonato. Amici, capitano, i nativi stanno arrivando, ci attaccheranno. Cavolo, questo potrebbe anche dire delle cavolate. Potete dire con certezza che hanno intenzioni ostili? Ve lo assicuro, capitano, molto ostili. E capitano, sono guidati dagli spagnoli. Oddio. Ci dobbiamo andare a picchiare gli altri spagnoli. Abbiamo preso tutti? Sì. Però direi che visto che sono già passati 24 minuti, ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, seguirmi sul canale Telegram e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!